ragazzi insieme un progetto importantissimo che la WISP di Pisa sta facendo insieme alla Regione Toscana e al Comitato Regionale Toscano della WISP, una, diciamo, un ritorno della WISP di Pisa a questo progetto che vuol coniugare buona alimentazione e movimento per una vita in buona salute. L'idea è quella di produrre in chi vi partecipa stili di vita attivi o perlomeno una serie di indicazioni che a questo portino. Quest'anno abbiamo deciso di svolgere le nostre attività all'interno di una cornice importante e bella come quella del Parco Naturale di Miglianino San Rossore. È stata un'esperienza molto interessante e importante soprattutto per le numerose attività che proprio durante questa settimana siamo riusciti a svolgere insieme ai bambini. Il gruppo non era molto numeroso e questo ovviamente ci ha permesso di lavorare con un livello di qualità ancora maggiore, se così si può dire, rispetto a quello che avremmo avuto con un gruppo di bambini, ragazzi e ragazze molto maggiore. Cosa abbiamo fatto? Prima di tutto, importantissimo, i ragazzi e le ragazze erano alloggiati all'ostello della Sterpaia, che è un ostello proprio nel cuore del parco di San Rossore, della tenuta di San Rossore, quindi nella zona pregiata del parco, tanto che spesso i ragazzi si sono trovati in contatto con gli animali del parco, le volpi, i daini, i cinghiali e numerosi uccelli che nella tenuta si trovano. Abbiamo deciso di coinvolgere i ristoratori in questo lavoro. Noi abbiamo un ristorante proprio, diciamo, confinante con la struttura dell'ostello, molto vicina al maneggio e molto vicina al luogo dove partono le carrozze. Tutto questo ha facilitato ovviamente alcune delle attività che erano previste con i ragazzi. I ragazzi venivano, come vedrete dalle immagini, più o meno da tutta la Toscana, in particolare da Firenze, dalle nostre zone della provincia di Pisa. L'età dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze era, diciamo, tra i 9 e i 12 anni e due le nostre educatrici a tempo pieno con il gruppo, mentre poi abbiamo potuto avere una serie di innesti di professionalità che sono andate per l'appunto dagli arrampicatori fino dagli istruttori di arrampicata fino a quelli di attacchi che vedrete nelle immagini. Primo giorno all'insegna della scoperta della tenuta, di come è fatta, di quali sono le sue caratteristiche, grazie a uno dei funzionari del parco che si occupa proprio dell'organizzazione, il dottor Antonio Giuntini, che con una bella relazione tramite slide ben fatte rispetto alla storia del parco ha rappresentato ai ragazzi e alle famiglie tutto quanto poi sarebbe stato fatto durante la settimana, ma soprattutto dove ci si trovava, all'interno di quale contesto si svolgeva il tutto. È stata una bella relazione, un buon modo per accostarsi a una natura importante come quella protetta dentro la tenuta di San Rossore. Subito dopo siamo partiti coi giochi, ovviamente senza dimenticare un'alimentazione a chilometro zero fatta di tante verdure, di tanta frutta e di le cornie, diciamo, ben organizzate per tutto il gruppo. Questo è il primo giorno, ma subito dopo non ci siamo fermati soltanto alla tenuta di San Rossore. Il parco di Miglianino San Rossore va ben oltre, diciamo, lo spaccato della tenuta che è compresa tra il fiume Serchio e il fiume Arno. Si arriva dalla parte, diciamo, oltre il Serchio fino a Viareggio e oltre l'Arno addirittura fino a Livorno. Quindi questo ha voluto dire che nella nostra ottica, che era quella di far conoscere anche complessivamente il parco, abbiamo fatto cose anche al di fuori della tenuta. Così siamo venuti
a Marina, siamo andati diciamo a Marina di Pisa, presso un centro convenzionato, il villaggio Boboba, un villaggio all'interno del parco con tantissime attività sportive a disposizione, ma soprattutto con la spiaggia attrezzata proprio davanti al villaggio e una bellissima pineta al suo interno, e cosa che non guasta, una piscina con scivolo che ha caratterizzato un bel pomeriggio d'estate con i ragazzi e le ragazze alle prese con anche diverse prove, giochi in acqua e altre cose ovviamente di questo tipo. Un altro delle altre attività molto importanti in questa esperienza di attività residenziale che abbiamo voluto riprendere all'interno del Comitato WISP di Pisa è stata quella con i cavalli. Li abbiamo affrontati sotto due angolature che hanno tanti punti di contatto, ma che poi alla fine sono oggettivamente significativamente diverse. È la prima angolatura, che è quella del rapporto col cavallo in quanto tale, attraverso il rapporto con il maneggio di San Rossore, andando prima di tutto al battesimo del cavallo, quindi a conoscere il cavallo come è fatto, come va curato, che tipo di rapporto ci va instaurato, come si può pulire un cavallo, dove lo troviamo e come va tenuto in modo tale che la sua vita sia la più confortevole possibile. Dopodiché lo abbiamo montato il cavallo e con lui abbiamo fatto tantissimi giochi, anche perché abbiamo lavorato con i pony e i mezzi cavalli, per cui in tutta sicurezza e soprattutto in una situazione, in una dimensione molto a misura di ragazzi. Io sono Valeria Gambogi, responsabile di Equitiamo, la ditta che è convenzionata col parco dal 2000 per le visite guidate a cavallo, i laboratori didattici per i bambini e la scuola pony e la scuola adulti. Il laboratorio di oggi prevede la conoscenza del pony, quindi i bambini attraverso la pulizia, l'insellaggio, cercano di prendere il primo contatto, di avere un minimo di capire soprattutto come si comporta questo animale, che poi dopo monteranno e faranno un breve battesimo, diciamo, si chiama battesimo della sella perché è la prima volta che salgono sul pony. Dopodiché questa settimana prevederà proprio la lezione vera e propria attraverso questa nuova disciplina dei Pony Games. Allora, devo dire che questo laboratorio mi sta molto molto piacendo, è molto istruttivo anche, e devo dire che stare qui a contatto con la natura è molto bello. Sì, molto molto istruttivo, impariamo molte cose su questi splendidi animali e è anche molto divertente. L'altro aspetto che abbiamo molto curato è stato quello del rapporto con i cavalli storici della tenuta di San Rossore, quelli che venivano usati una volta per i lavori di campagna e che oggi sono utilizzati per le carrozze, e quindi il capitolo degli attacchi. Gli attacchi non sono altro che appunto la definizione per rappresentare le attività con le carrozze. Delle carrozze i ragazzi sanno praticamente, penso, ormai tutto, nel senso che si sono trovati anche in questo caso a capire come deve essere bardato un cavallo per la carrozza, quindi con un modo di gestire anche gli attrezzi che riguardano poi la possibilità di fare questa attività, che è anche un'attività sportiva importante, molto diversa da quella dell'attività di equitazione classica con la sella.
hanno poi montato, rismontato, attaccato i cavalli, ristaccato, in modo da prendere proprio confidenza con questa dimensione. E alla fine, l'ultimo giorno, proprio il sabato mattina, l'ultimo giorno prima poi di lasciare la tenuta il giorno dopo, si sono trovati a fare una gita dentro la tenuta e a guidare loro stessi la carrozza. È stato un momento molto divertente, molto coinvolgente per i nostri ragazzi. È ovvio che dentro tutte queste cose non potevano mancare anche dei flash di tipo diverso, l'attività, la verifica sull'attività di nuoto, il rapporto con l'acqua, ma anche il rapporto con il bosco vissuto in maniera avventurosa. Per questo abbiamo deciso di inserire nel programma un bellissimo pomeriggio nella pineta di Marina di Pisa, dove abbiamo praticamente vissuto l'esperienza degli alberi visti dalla loro altezza. Quindi siamo stati sui percorsi in quota in pineta, in un bel parco avventura, fra l'altro di nuovissima costituzione. Ci siamo divertiti a attraversare a 5-6 metri d'altezza luoghi veramente stupendi dal punto di vista proprio anche del rapporto con la natura. E te ci sei già stato al parco avventura? Io sì. Ma a questo? Eh? A questo parco? A questo no. Che te ne pare? Molto bello. Io sono stato anche nel parco di Trento. Sì. E a questo? Mai. Che te ne pare di questa imbracatura? Mi pesa. Sofì, ci sei mai stata, visto essere di Pisa? No, a questo qui no, ce ne sono stato un altro verso Cecina. Quindi cosa mi dite di questa esperienza? Questa esperienza è divertente, metti a prova il tuo coraggio. E l'impressione a caldo a fine del percorso qual è? Che ho battuto la testa contro la rete. Però sul percorso cosa mi dici? Paura non ne ho avuta. Sei riuscita a farlo bene? Sì, non sono mai caduto e... Quindi ti sei divertito? Sì. Non è mancato in questo soggiorno anche un pizzico di, come possiamo dire, di attività turistica in senso tradizionale. I bambini e le bambine che hanno partecipato al soggiorno sollecitati a scegliere tra attività sportive e un pomeriggio passato invece a visitare la città di Pisa, con nostro grande orgoglio, perché vuol dire che il lavoro era stato veramente era venuto veramente bene, hanno deciso proprio di dedicare un pomeriggio alla città che in qualche modo li ospitava. Per cui siamo stati a vedere le cose prima più tradizionali, le bellezze tradizionali della città di Pisa, come Piazza dei Miracoli con la sua torre pendente e le caratteristiche anche peculiari, no? Dalle unghie del diavolo a tante altre storie che intorno a Piazza dei Miracoli ruotano. Fra l'altro alcune di queste i ragazzi le conoscevano anche abbastanza bene, pur non essendo pisani. E poi abbiamo fatto invece anche dei percorsi in luoghi magari un pochino meno conosciuti, sempre molto belli, ma andando a vedere un po' le cose un po' particolari. Una per tutte, abbiamo potuto ammirare la bellezza della stupenda chiesa della Spina lungo l'Arno. Il gioco è stato il filo conduttore di tutto il soggiorno, per cui tutte queste attività dovete, come dire, vederle inserite in una cornice di gioco che ha rappresentato il filo conduttore dell'intero soggiorno dall'inizio alla fine. Gioco condotto dalle nostre due educatrici. Oltretutto, di tutta l'esperienza è stato redatto un libro di bordo, un giornale di bordo, che ha rappresentato in qualche modo il quanto si faceva giorno per giorno, in modo da far sì che ne rimanga memoria. L'idea è quella di ritrovarci con questo gruppo di ragazzi e ragazze subito dopo
la fine dell'estate o in qualche modo all'inizio della scuola, proprio per riparlare di questo soggiorno, per rifletterci insieme e magari per trovare nuove occasioni di stare insieme e fare amicizia, che è stata alla fine il risultato applaudito da tutti di 7 giorni di vissuto insieme tra adulti disponibili, ragazzi e ragazze che non si conoscevano ma che hanno affrontato questa esperienza con grande vigore e soprattutto ottenendo risultati in termini di coesione di gruppo, di cose fatte, viste, veramente simpatico. Un'attività che voglio ricordare, che mi era in qualche modo sfuggita, molto bella e apprezzata dai ragazzi, quella del laboratorio di api, dove siamo addirittura arrivati ad assaggiare il miele che le api producono. Con questo penso di avervi dato, come dire, una panoramica generale di quanto abbiamo fatto, dell'importanza di quel che è stato fatto, anche se cosa è raccontare e cosa diversa è vivere direttamente tutte queste belle esperienze nel concreto. Il parco di Migliarino Sarosore Massaciucoli è un'opportunità straordinaria per questo territorio. È un parco che si estende per 24.000 ettari a cavallo di 2 province, di 5 comuni, e è un valore aggiunto per questo pezzo di Toscana. L'impegno che ci prefiggiamo è quello di riuscire a aprire una seconda fase della vita di esso dopo la sua costituzione ormai alcuni decenni fa, nella quale si è posizionato, ha dovuto anche spesso sgomitare per farsi riconoscere e ha attivato le sue politiche di vario tipo, di vario genere. Ecco, aprire una seconda fase in cui riuscire a esprimere appieno tutte le sue potenzialità, sia sul versante della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, che ovviamente è la sua missione originaria, focalizzando gli impegni, le attenzioni e le energie su interventi di risanamento nelle situazioni più degradate, vedi il grande tema del lago e del bacino del Massaciucoli, ma non solo, riuscendo a rilanciare con forza il secondo filone del nostro lavoro, della nostra esistenza, che è quello di riuscire a far sì che questo patrimonio ambientale, naturalistico, ma anche storico e culturale, sia sempre più goduto e fruito dalla nostra gente, dalle nostre popolazioni, dai bambini agli anziani, alle famiglie. E quindi questo grande filone dell'educazione ambientale tramite le attività dei nostri centri visita sparsi nei vari tenute, eccetera. E terzo, quello di riuscire a essere sempre più volano di sviluppo economico ed occupazionale, ovviamente sostenibile e duraturo. E questo dobbiamo riuscire a farlo sempre più nei confronti e del mondo agricolo. Sono più di 200 le imprese agricole e agrozootecniche che operano nell'ambito del parco, e quindi cercando di portare avanti delle politiche, dei progetti, delle azioni a sostegno della produzione, in particolare quella tipica di queste imprese, e della promozione del prodotto di cui essi sono protagoniste, e dall'altro riuscendo a elevare invece l'offerta turistica nel suo complesso, di un parco che già di suo ovviamente accoglie e promuove attività turistiche plurime, ma che, ecco, quindi devono essere integrate fra loro e rilanciate con un appeal più complessivo e generale sul livello regionale, nazionale ed internazionale. Quindi questo è un po' il lavoro che stiamo facendo per vedere che davvero questo straordinario patrimonio, questa idea illuminata che amministratori decenni fa hanno avuto di far sì che questo territorio fosse preservato dall'esistenza di un parco, possa essere messo a frutto adeguatamente per l'oggi e per il futuro.